sempre avuto rispetto alle donne belle, no? Per cui da ragazzina io trovavo Sofia Loren un'attrice che per me era il massimo. Ma proprio nella sua spavalderia, in questa capacità di lavorare così col corpo. Poi invece chiaramente ho cambiato gusti, allora mi sono innamorata invece di una serie di attrici diverse. Chiaro, è stato un periodo di innamoramento incredibile per Meryl Streep e anche le possibilità attoriali e anche le possibilità di lavorare in certi film. Miti, non tanto come attrice, come sì, da spettatrice ce l'ho, ecco, perché poi non riesco a vedermi come vorrei essere così. Io vorrei essere, sì, altro da me, quello sicuramente, ma non è che vorrei essere qualcun altro in specifico. Non vorrei essere me stessa, ma non per niente faccio l'attrice. Posso essere tante cose. Ho letto questa versione teatrale di Adamson, fatta in Inghilterra, e ho pensato che volevo farla in Italia. Non è che mi innamoro di un ruolo, io mi innamoro di un'idea. Mi innamoro di chi ha voglia di fare questa cosa, mi innamoro dei miei compagni con cui la faccio. Racconta tanto del nostro modo di vivere, del nostro modo di rapportarci alle persone. Racconta tanto del mondo del teatro, a grado che è una cosa ed è un'altra. La stessa Manuela, che è un personaggio che non capisce bene dov'è, perché riesce anche a fingere in maniera molto veloce, no? Si inventano mondi altri da sé, che è il recitare in qualche maniera, no? C'è tanto dentro. Le scene sono abbastanza brevi, ma intense, mai non ce n'è una inutile. Non c'è, poi Leo Muscato ci ha fatto veramente capire come portarlo avanti, come portare avanti questa storia, come raccontarla. Ci sono sbavature, si racconta una storia precisa, i personaggi sono tutti centrati e riesci ad arrivare davvero al cuore della questione. Manuela, chiaro, parte in uno stato già comunque turbata, perché chiaramente lei è già da anni che sta celando al figlio la verità, no? Non gli parla di chi è stato il padre. Proprio il giorno in cui decide di dirglielo, purtroppo il figlio muore. Lo sprofondare in una disperazione così incredibile, incommensurabile, dove non credo che non si possa percepire la profondità del dolore della perdita di un figlio, riesce a sopravvivere solo grazie al fatto di aiutare gli altri e in qualche maniera si rende indispensabile per gli altri. La sento dentro con questo impulso verso gli altri, un po' per dimenticare i propri problemi, un po' perché tanto che cosa può succedere? Al massimo si muore, sembra che pensi Manuela, non so come dire. La vita le riserva una serie di incredibili novità poi, no? Si ritroverà con in braccio un Esteban.